Volano i prezzi dei prodotti alimentari, che registrano un aumento record del 4,1%. La causa è da ricercarsi nella pazza primavera che, con l'alternarsi in pochi mesi di gelate, siccità, bombe d'acqua e grandinate violente, ha provocato all'agricoltura danni per oltre 1 miliardo di euro, con rincari dei prezzi al dettaglio dei prodotti freschi. I dati sul commercio ad aprile divulgati dall'Istat evidenziano inoltre una diminuzione dello 0,7% in valore delle vendite non alimentari. Le ultime tendenze relative alla carne in tavola, alle quantità nel piatto, alle modalità di consumo, è questo il centro della nuova indagine Coldiretti XE su Il popolo dei no vegan, un'occasione per portare al centro della discussione la qualità delle carni di razze bovine storiche italiane che, dopo aver rischiato l'estinzione, sono prepotentemente tornate alla ribalta. Il vademecum aiuterà i consumatori a riconoscere la carne, individuare il giusto prezzo per i diversi piatti e valorizzare i tagli alternativi e low cost. Le tendenze riportate nel rapporto 2016 sul sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna, frutto della collaborazione tra Regione e Unioncamere, restituiscono l'immagine di un settore primario in piena ripresa. Si consolida dunque il valore della produzione agricola in Regione, che per il secondo anno consecutivo mette a segno un risultato positivo e si attesta a quota 4,3 miliardi, più 3%. Prosegue anche la corsa dell'export agroalimentare, che supera i 5,9 miliardi, con un ritmo di crescita più sostenuto dell'andamento complessivo delle esportazioni regionali. Si rafforzano poi i segnali di miglioramento dell'occupazione, con gli addetti agricoli che salgono complessivamente a quota 76.000 tra lavoratori autonomi e dipendenti, con un balzo in avanti del 15%. Bene anche l'industria alimentare, che chiude l'anno con un fatturato in crescita, più 0,8%, e fa registrare una riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Ancora il bergamotto tra storia, usi e consumi di un prodotto definito speciale, protagonista di un convegno svoltosi a Reggio Calabria presso la sala Alfonso Ciprioti del Centro Civico Catona Arghillà, sede dell'Istituto Comprensivo Radice Alighieri. Temi del dibattito: il futuro e i possibili sviluppi di un agrume unico e inimitabile che solo la Calabria produce. Uno dei tanti appuntamenti che in questo momento naturalmente circondano il mondo del bergamotto, perché si tenta di far sì che il bergamotto si affermi in maniera giusta, in maniera adeguata, e che non sia lì in mano a speculatori che poi alla fine ne possono ricavare solo una ricaduta negativa sul territorio. Si cerca di far capire a tutti il valore di questo prodotto che caratterizza il nostro territorio, che caratterizza la nostra identità, e naturalmente può essere un grande, veramente, volano di rilancio sia per il mondo economico agricolo, ma in maniera particolare per il mondo enogastronomico e turistico.